Sonia Bruganelli è al centro dell'attenzione a Ballando con le Stelle 2024, nonostante non sia una concorrente diretta. La ex moglie di Paolo Bonolis si è rivelata essere la protagonista indiscussa di questa 19ª edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Oltre alle sue performance in pista, che l'hanno vista salvata più volte negli spareggi, la produttrice TV sta facendo parlare di sé per gli infortuni, le liti con Selvaggia Lucarelli e le presunte tensioni con il suo fidanzato Angelo Madonia. Secondo le ultime indiscrezioni, il rapporto tra Madonia e la sua allieva Federica Pellegrini non sarebbe decollato a causa di Sonia. In un'edizione dominata da altre concorrenti come Federica Nargi, Anna Luca Stoldi e Bianca Guaccero, ci si aspettava di più dall'atleta olimpica. Tuttavia, sembra che ci siano stati problemi di comunicazione tra Madonia e Pellegrini, con il conduttore Gabriele Parpiglia che ha rivelato che Madonia chiamava spesso la nuotatrice con il cognome anziché con il nome. Il comportamento distaccato di Madonia con la sua allieva avrebbe creato tensioni e mostrato mancanza di professionalità, soprattutto a causa della presenza ingombrante di Sonia Bruganelli nel programma. La situazione avrebbe causato malumori nella coppia e avrebbe reso l'esperienza di Pellegrini a Ballando con le Stelle molto difficile. La vera vittima di questa situazione, secondo le indiscrezioni, sarebbe proprio la nuotatrice, costretta a ballare con un maestro nervoso e con l'umore a terra. In conclusione, Sonia Bruganelli è al centro di un vero e proprio giallo a Ballando con le Stelle 2024, con il suo coinvolgimento che sembra aver influenzato le dinamiche tra Madonia e Pellegrini. Resta da vedere come evolverà la sua nazione, perché la presenza della produttrice continuerà a creare problemi dietro a Wind.